Tutto bene, grazie a te. Bene. Hai pubblicato i singoli alle 13 Del del 13. 13 di ogni mese e l'album il 13 di giugno, che è anche il giorno del tuo compleanno. Esatto. E come mai questo legame al 13? Bah, questo legame nasce da piccolino in realtà. Racconto sempre questo aneddoto. Quando giocavo a calcio, rompevo le scatole per avere il numero 13 sulla maglia. Il problema principale era che giocavo titolare in porta, quindi era un po' complicato poi sulla distinta inserire il numero 13 al posto del numero 1. Comunque io continuavo a portare avanti la mia battaglia perché ho sempre sentito questo legame con il numero 13, anche uno dei miei primi, delle mie prime tag. Conteneva il numero 13, il mio nome su Instagram ha il numero 13 dal giorno 0 ed una serie di cose che mi hanno portato con il tempo poi a pensare che c'era un legame vero e proprio, tant'è che mi sono informato, diciamo, sono andato a leggere molte cose che mi hanno dato poi gli spunti necessari per stendere le basi di quello che è diventato il disco. È stato prodotto dalla Gold Leaf Academy Sì, Gold e Leaves. Gold Leaves, scusate, scusa, e Figurati. Academy. E quanto ha inciso il lavoro delle etichette in questo album? E se il brano GLA comunque prende il nome appunto Assolutamente sì. Vabbè, partiamo dal brano GLA perché comunque è stata un po' una sorta di iniziazione per me. Cioè, inserire quel brano nel disco per me significava dare una forma vera e propria a quello che stavamo facendo con i ragazzi già da tempo e quindi consolidare questo legame con il collettivo prima dell'etichetta, perché GLA nasce come collettivo prima ancora di diventare un'etichetta, tant'è che poi siamo tutti molto in contatto fra di noi, anche singolarmente ci sentiamo, anche se viviamo poi in zone completamente diverse, chi a Milano, chi a Vicenza, chi anche altrove, però riusciamo a collaborare, a portare avanti questa collaborazione appunto, proprio perché nasce come collettivo e di conseguenza la nostra forza sta proprio nel rapporto personale che c'è tra di noi. DJ MS è stato il fondatore di questa etichetta e devo dire che se non fosse stato per tutti i ragazzi che fanno parte di quello che io chiamo il mio team, perché ci tengo a valorizzare questa cosa e comunque restituire quello, cioè anche se solo in parte, quello che mi è stato dato da loro nell'arco di questi mesi, che comunque sono stati dietro a tutti quelli che erano i miei svasi, i miei trip, anche quelli poco chiari o che a primo impatto possono sembrare poco chiari, come Daedalus, che comunque era un mio trippone personale, eccetera. Quindi in realtà con GLA nasce tutto dall'amicizia, per poi diventare un progetto. Quello che cerchiamo di fare è alzare il livello ad ogni progetto, no? Alzare il tiro, cercare di essere sempre più metodici e professionali. Da Vicodin a 13, comunque c'è stato un cambio di sonorità, no? Certo. Diciamo dal classico a sonorità più attuali. Certo. E come mai questo cambio? L'aspettavo questa domanda, ti ringrazio. Beh, questo cambio nasce da un'esigenza personale, al contrario di quello che avranno potuto pensare alcuni ascoltatori. Nasce da un'esigenza personale perché io ascolto la trap fatta bene, come la definisco io, quella con un po' di contenuti, con il rap fatto bene sopra, già da diversi anni. In realtà, mentre scrivevo Vicodin, DJ MS lo può confermare, io ascoltavo già trap. Di conseguenza, per me è stato naturale, cercare di cimentarmi Questo nuovo. in questo nuovo gioco, chiamiamolo così. Per me, comunque, non è stato molto semplice in realtà. Proprio perché si trattava di cambiare non le regole, ma cambiare i piani, le tattiche, Si è se vogliamo. abituato a farlo in un certo modo. Certo, sì, in un certo modo con un certo tipo di contenuti, con un peso specifico, no? Ovviamente ci sono pezzi molto più leggeri su questo disco, ma per concludere,
Il tutto nasce da un'esigenza personale, perché appunto venendo da due dischi come Brown Sugar e Vicodin, in cui ho messo veramente l'anima e ci ho messo tanti pezzi di me, ho cercato di fare lo stesso, però alleggerendo, il carico. All'interno dell'album ci sono vari producer, SS Beats, Cruel, Wob, Revil K. Poi è passato tutto tra le mani di Jack the Smoker al Cavo Studio. Cioè, quanto è stato complesso mettere insieme tutte queste teste e riuscire. È stato molto, molto complesso e per fortuna, questo poi si ricollega alla domanda, precedente, la penultima. Per fortuna non l'ho fatto da solo, nel senso che appunto il mio team mi ha dato una mano grossissima, soprattutto nella gestione, nelle varie, menti, no? Però poi i ragazzi sono stati disponibilissimi, tutti i producer sono stati molto, molto produttivi, prima di tutto, mi hanno lasciato mettere bocca sulle produzioni sempre. Spesso siamo partiti da miei trip personali per poi, concretizzare il tutto, e questo mi ha aiutato molto nell'avvicinare il prodotto finale a quello che avevo in testa io, a quella che era la mia idea del progetto. Per il resto, la persona che, come in tutto il resto, in tutti gli altri progetti, mettiamola così, ha seguito queste cose, è stato DJ MS, appunto. Però anche lo stesso Jack the Smoker si è messo a completa disposizione, poi si è creata comunque una bella alchimia in studio, e ci siamo presi bene. Quindi sì, è stato difficile, però allo stesso tempo molto stimolante. Molto più di tante altre occasioni, insomma, che possono sembrare più importanti, ma in realtà poi, come tornaconto a livello di esperienza, ti danno gran poco, no? Come nasce il featuring con Nerone? Ecco, è stata una cosa super spontanea, ed è stato molto bello per questo, e credo che poi, la spontaneità si senta anche nel pezzo stesso, che è molto vicino alle corde di entrambi, in realtà, perché Max si è spostato un pochettino da quelli che erano i suoi schemi, no? Diciamo, da quello che fa lui di solito. Ed è nato tutto in studio da Biggie Paul e Nerone. Sono andato a trovarli appunto mentre lavoravo al disco. Lui mi ha fatto sentire un po' di robe, io gli ho fatto sentire un po' di robe, e da cosa nasce cosa, come al solito, no? Poi, Max è una persona che conosco da diversi anni, si è sempre comportata molto bene con noi. Con noi parlo della cricca, sempre GLA. Quindi, Testino. sì, c'è stima reciproca, per cui sembrava doveroso inserire anche lui su questo Ogni tanto progetto. suonate con il freestyle o avete abbandonato entrambi? No, in realtà, quando poi ci troviamo così in privato, cerchiamo di parlare meno di musica, perché, come immaginerai, parliamo costantemente di questo, no? Quindi cerchiamo di distrarci un pochettino quando ci vediamo. E no, non facciamo più molto freestyle assieme, anche perché poi, è difficile riuscire a trovare del tempo libero da condividere assieme, anche perché lui è stato in giro con il tour, con il tour degli store, è appena uscito col disco anche lui, quindi siamo tutti molto impegnati. Però devo dire che, ho conosciuto qui a Milano delle persone veramente molto positive per quello che è stato il mio percorso, parlando sempre di, esperienze e sensazioni, no? Non poteva mancare ovviamente la mano di DJMS, la sua mano c'è nel brano con Remy, Sì, giusto? sì, sì. Esatto. E in War Sucks. Quanto è stato importante invece Simone per la tua crescita? Credo di averlo detto già 3 volte, no? Sì, in realtà Simone è stato molto importante per la mia crescita, personale, prima che artistica. Dico personale perché in realtà per me la vita personale e la musica sono sullo stesso piano, anzi sono addirittura intersecate.
tant'è che poi credo si senta un pochettino questa cosa nei dischi. Di conseguenza Simone mi ha dato una mano veramente grande per quanto riguarda proprio la gestione dei progetti e appunto la professionalità nell'affrontare poi tutti quelli che sono gli impegni vari che riguardano il settore musicale proprio, perché non è solo quello che arriva agli ascoltatori, no? Di lavoro dietro ce n'è tantissimo, non vorrei raccontare la storia dell'orso perché questo ormai lo sanno tutti, però spesso dall'ascoltatore questo viene sottovalutato, no? Tant'è che anche i cambiamenti di sonorità vengono interpretati come tradimenti, quando in realtà Sì, io di certo non rinnego le mie radici, non sputo assolutamente sul boom bap, ci rappo tuttora. no, poi c'è bisogno di sperimentare. Certo, assolutamente. Sto solo cercando di trovare la mia dimensione artistica, nulla di più. Il brano che secondo te caratterizza di più quest'album, qual è? Domandone. È una bella domanda. Così, guarda, su due piedi ti direi GLA perché rappresenta appieno tutto quello che ci siamo detti fino ad ora. E rappresenta in pieno il mio periodo, il periodo in cui ho concepito questo disco. Però mi sembra quasi di fare un torto a tanti altri pezzi che sono stati fondamentali per me, anche in negativo delle volte. Vedi 13-11, che comunque che nasce da un episodio che mi ha cambiato la vita, non in positivo. Però comunque è stato un cambiamento che mi ha insegnato tante cose. Però così, se dovessi sceglierne uno su due piedi, ti direi sicuramente GLA per quello che ti ho spiegato poco fa. Per In programma dei live. il momento siamo fermi perché sto portando avanti questo periodo particolarmente prolifico, quindi cerco di portare a casa tutto quello che riesco a scrivere in questo periodo e penso ricominceremo da settembre a suonare più spesso. Abbiamo già una data a fine luglio, il 28, con gli Slender, un gruppo fortissimo, che consiglio a tutti, che non c'entra assolutamente nulla con il rap, ma con la musica sì, e con la musica fatta bene ancora di più. Oltre ad essere un gruppo che spacca, sono anche degli amici che suonano fra l'altro con DJ Crime, scusami, quella sera. Poi vabbè, sto facendo delle date spot con Olion Tour, che è un format che ho seguito costantemente fino all'anno scorso, quest'anno invece un po' meno per ovvi motivi. E niente, c'è il Ferrock Festival a Vicenza, quindi giochiamo in casa, che è il 15 luglio se non sbaglio. E niente, lì ci divertiremo con musica pompata da un sacco di DJs che sono amici prima di tutto e che suonano veramente molto bene. E non lo dico perché sono amici, perché è un dato di fatto. Saluto tutti i ragazzi che mi seguono, soprattutto quelli che mi seguono dal giorno 1 o 2. Quelli che hanno ascoltato i primi dischi hanno continuato ad ascoltarmi perché hanno capito il viaggio. Ma saluto anche chi invece non mi conosce, inizierà ad ascoltarmi magari o proverà ad ascoltarmi grazie a te, grazie a voi. Quindi bella, questa è Lethal V. Yeah.